In questa puntata, seduta straordinaria del Consiglio sul bilancio della sanità. Sforata la spesa per la sanità di 330 milioni, la Toscana confida nell'aiuto dello Stato ed esclude per il momento l'eventualità di un aumento delle tasse, in particolare dell'aliquota regionale IRPEF. A presentare il quadro della situazione in Consiglio regionale è stato l'assessore alla salute Simone Bezzini. Intanto noi dobbiamo partire da un dato, cioè l'ultimo bilancio, diciamo, che è quello che si è chiuso è quello del 2020 e lo abbiamo chiuso in equilibrio. Ora siamo impegnati perché ciò avvenga anche nel 2021, sapendo che questo è un lavoro un po' più complesso rispetto al 2020. Perché? Intanto perché il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato al 1 gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, il che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Il tema della sanità è un tema importante. Crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese. La comunicazione è una comunicazione piuttosto stringata, per stessa ammissione dell'assessore, che l'ha definita sintetica. Io sono stato l'unico che è intervenuto dicendogli che è fin troppo sintetica, perché per esempio non c'è una distinzione tra le spese sostenute per il Covid e la spesa corrente, diciamo, della medicina tradizionale. Per cui loro accampano per questo buco delle ragioni che sono ovviamente plausibili, perché le spese per questa pandemia non considerata, le spese specialmente nel 2021 per la medicina e per la ripresa delle attività mediche. Però di fatto non è sufficiente, perché noi siamo intervenuti a fronte di una comunicazione sintetica con un manifesto politico sostanzialmente, perché quello che manca nella sanità, a detta anche, diciamo, dalla comunicazione di Bezzini, è una mancata programmazione. Non esiste una programmazione reale, tanto è vero che la Corte dei Conti si è spesa più volte indicando una mancata programmazione nella previsione di bilancio. Questa risposta della Giunta al buco di bilancio che si è venuto a creare nella sanità arriva un mese dopo che è stata richiesta, e con 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè a quanto ammonta esattamente il buco e come si intenda rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni.
Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze, ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid. Non è vero che è soltanto conseguenza della pandemia. In realtà la Corte dei Conti nella propria relazione annuale aveva già avvisato che conti non tornavano, scusate il bisticcio di parole, che non c'era programmazione in ambito sanitario, che i bilanci erano illeggibili, addirittura il bilancio di previsione 2021 dell'ASL Toscana Centro viene approvato dalla Giunta regionale soltanto ad agosto e con il parere contrario del collegio sindacale, che era stato pronunciato 5 mesi prima, una cosa che dovrebbe far saltare in piedi sulla sedia. È vero invece che la sanità sconta una politicizzazione che va avanti da decenni, che ha avuto costi enormi. Insomma, in Toscana un primariato, se si era di sinistra e ben introdotti, non si è negato a nessuno in questi anni, proprio perché la sanità era terreno di conquista elettorale, terreno di conquista di consenso elettorale, e queste sono le conseguenze. C'è, una sommaria delusione, ma non perché ci aspettassimo chissà cosa da questa comunicazione, e l'ho detto la scorsa settimana che avrei scommesso con chiunque che l'assessore non sarebbe venuto in aula a raccontarci né da dove arrivava il buco di bilancio né a quanto ammontava. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà. E questo veramente stona. Io continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Gianni, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Diciamo che quello che vediamo l'abbiamo già letto sulla stampa e l'abbiamo sentito dai TG negli scorsi giorni, quindi non è che abbia portato qualcosa di nuovo. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che realmente è la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente il costo dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro e quindi se è stato un investimento o se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri, dati, perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta per dare soluzioni. Credo che tutti si aspettassero, ma che ancora ci aspettiamo, che lo Stato in qualche modo intervenisse, non soltanto nella gratuità dei vaccini, ma in tutti quelli che sono i DPI, che sono le tecnologie e anche gli operatori sanitari che sono stati assunti o presi con contratti a tempo determinato o indeterminato o degli interinali e così via, ci fosse poi un intervento dello Stato. Si dice, ho sentito dire oggi che non si sa dove siano andate a finire. In realtà credo che le azioni messe in campo dalla Regione Toscana, che poi si sono rivelate delle azioni
efficaci nel fronteggiare la pandemia, e mi riferisco a quello che è successo a ottobre dello scorso anno, quindi le centrali di tracciamento che ci hanno permesso di tracciare appunto i contagi, ma anche la reazione del CREAF. E non solo, in Toscana a Pistoia c'è una centrale CROSS di cui noi sosteniamo comunque la spesa, per cui voglio dire, i soldi sono stati spesi e chiaramente credo che lo Stato debba mettere qualcosa. Chiaramente in una situazione in cui c'è questo buco di bilancio, se non lo vogliamo chiamare buco chiamiamolo disavanzo, se non lo vogliamo chiamare disavanzo chiamiamolo correttamente squilibrio di esercizio, se vogliamo essere fare tecnici e fare un tecnicismo, però sempre di questo si tratta, cioè di una mancanza di fondi per la sanità toscana che all'inizio di novembre ci lascia molti preoccupati per la chiusura dell'anno. Non tutti i soldi che mancano arriveranno allo Stato, quindi sicuramente ci sarà un intervento da parte della Regione che chiaramente oggi non ci viene detto come, quale, perché, quando sarà fatto questo intervento di bilancio. Una situazione attuale in cui i cittadini per fare una visita devono attendere liste d'attesa lunghissime e molto spesso rinunciare a fidarsi a privati, una situazione attuale che vede sindacati dei medici, degli infermieri protestare, perché chiaramente anche sulla situazione dei dipendenti, degli operatori sanitari, dei medici, anche delle assunzioni, delle nuove assunzioni, non possiamo paragonarle ovviamente allo scorso anno, ma dobbiamo andare un po' più a ritroso e capire che cosa è successo negli ultimi 3-4 anni per capire quanta necessità di medici, nuovi infermieri e nuovi operatori sanitari sono necessari nella nostra sanità toscana. I sistemi sanitari sono sottofinanziati ormai da anni. Negli ultimi l'aumento del fondo sanitario è stato inferiore allo 0,90%. Inferiore. Non possono far fronte a un servizio in più come quello delle risorse del fondo sanitario. Quelle risorse è possibile trovarle all'interno del sistema sanitario. La Giunta oggi ci ha quantificato con precisione, e cioè oltre 500 e rotti milioni di euro nel 2020 e 640 nel 2021. Queste cifre devono essere in qualche maniera coperte da altre fonti di finanziamento. La comunicazione dell'assessore Bezzini è una comunicazione puntuale che ci dà il quadro di quello che è la sanità toscana, di quella che è la situazione economico-finanziaria e di quelle che sono le necessità per quanto riguarda il rientro rispetto alle risorse che, è bene dirlo e sottolinearlo, sono state spese per contrastare il Covid. Intanto, indicatori indipendenti ci dicono che la sanità toscana, nel dato più recente che è riferito al 2019, ci dice che per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, la Toscana è prima in Italia assieme al Veneto. Abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale. Dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Gianni e a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione, alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della regione. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla Regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato.